prende il via oggi e proseguirà fino al 23 marzo la rassegna Marzo Donna, un programma di eventi culturali proposti da enti e associazioni del terzo settore per sensibilizzare sui valori delle pari opportunità, promuovendo iniziative contro le discriminazioni e la violenza di genere. Abbiamo davvero lasciato ampio sfogo alla creatività delle nostre donne e anche dei nostri uomini che hanno voluto celebrare questa rassegna, quindi davvero ci sono tantissime iniziative, anche delle più disparate. Sono davvero felice perché abbiamo avuto una grandissima richiesta e una grandissima partecipazione. Sono previsti incontri, dibattiti nelle scuole, presentazioni di libri, corsi di cucina, mostre fotografiche, esibizioni musicali, ciclopasseggiate. Il calendario completo è online sul sito del Comune. Mettere in campo politiche continue di sostegno alla donna, alla famiglia, alla maternità, fare in modo che ci sia una città che dia le opportunità giuste di lavoro, di servizi. Al centro di Marzo Donna anche la campagna di comunicazione sociale Io Lotto, promossa dall'assessorato alle pari opportunità per riflettere sul tema e far conoscere la rete dei centri antiviolenza sul territorio. Noi abbiamo un totale di 762 donne che in 15 mesi hanno bussato alle porte dei centri antiviolenza. La fascia di età più colpita è dai 30 ai 59 anni, con un picco sui 30-49 anni. Analizzando i dati si capisce ed emerge il fatto che le donne che hanno bisogno di aiuto sono donne che innanzitutto non hanno un'indipendenza economica, quindi evidentemente hanno bisogno del supporto di tutte quante le istituzioni, e quindi io ringrazio in questa occasione, abbiamo voluto davvero ringraziare tutti coloro, tutti i testimonial che ci hanno aiutato gratuitamente in questa campagna via social per far conoscere l'esistenza dei centri antiviolenza e per sensibilizzare tutte le nostre donne a rivolgersi a noi. Presenti i testimonial dell'iniziativa che hanno ricevuto un riconoscimento dal sindaco Manfredi. È un dovere quello di poter accendere un faro su un argomento che ancora, per assurdo, nel 2023 è un argomento ancora tabù per molte donne, cioè quello della possibilità di dire no alla violenza, qualsiasi tipo di violenza, non solo fisica che è più riconoscibile, ma soprattutto quella psicologica. Ma dove stiamo andando a finire? Io la violenza neanche con la formica la concepisco, la zanzara comincio a pensarci, ma è legittima difesa. Questa mattina, per la giornata della donna, con l'assessora Maura Striano è stata piantata in viale Campi Flegrei a Bagnoli una pianta di mimose e dedicata una targa a tre donne, Teresa Noce, Rita Montagnana e Teresa Mattei, che hanno partecipato alla redazione della Costituzione. In serata il maschio angioino sarà illuminato di giallo. Fatti ascoltare. Chiama il 1522, scrivici in chat o rivolgiti al capo più vicino. È importante sensibilizzare che la violenza va denunciata sempre.